Le indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lecce, attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza del territorio e dei tabulati telefonici, hanno consentito fin da subito di concentrare l'attenzione investigativa sui soggetti oggi tratti in arresto, i quali nella notte dell'11 giugno scorso sarebbero entrati in casa della vittima con l'intenzione di sottrargli del denaro contante. Nella circostanza, tuttavia, secondo l'ipotesi investigativa, l'azione avrebbe preso una deriva violenta, tanto che la vittima è stata poi trovata legata mani e piedi, incappucciata e imbavagliata. Ciò ha provocato un'asfissia per soffocamento che è stata la causa del decesso.